In attesa della finalissima di domani tra le due superpotenze nordamericane di Stati Uniti e Canada, il programma dei Giochi Paralimpici Invernali di Pyeongchang 2018 prevedeva quest'oggi il match per la medaglia di bronzo tra l'Italia ed i padroni di casa della Corea del Sud. Il match si è rivelato molto equilibrato, tant'è che i primi due periodi si sono conclusi a reti inviolate, e anche il terzo sembrava dover andare nella stessa direzione. La compagine casalinga, tuttavia, è apparsa dominante in larghi tratti del gioco, con gli azzurri che hanno comunque avuto diverse occasioni in ripartenza. Il presidio stabilito dai sudcoreani nell'area di attacco ha comunque portato i propri frutti a poco più di 3 minuti dalla fine dell'incontro, quando Jang Dong-shin ha infilato il pack alle spalle di Gabriele Ariaudo per il definitivo 1-0. Gli ultimi tentativi degli azzurri non hanno avuto alcun esito, e la medaglia di bronzo è così andata alla Corea del Sud, proprio come ai mondiali dello scorso anno. Quinta in occasione delle ultime 3 rassegne iridate, la squadra azzurra ha comunque ottenuto un risultato di grande prestigio, dimostrando nuovamente di essere tra le migliori compagini del panorama internazionale, squadre nordamericane a parte. Ricordiamo, inoltre, che l'Italia non era in precedenza mai andata oltre il 6° posto ai Giochi Paralimpici. Video 10 curiosità per 10 medaglie, l'Olimpiade azzurra in numero.